Possiamo iniziare allora il nostro incontro. Do il benvenuto a tutti e a tutte a nome del Festival Francescano che quest'anno ricorre nell'ottavo centenario del dono delle stimmate a Francesco. E il tema, il titolo del Festival l'avete visto, attraverso ferite. E siamo qui per un incontro importante che ci porterà proprio a contemplare le tre ferite di San Francesco. Abbiamo con noi padre Enzo Fortunato, credo che non abbia bisogno di grandi presentazioni, però ecco, mi piace ricordare qualcosa ecco, di quello che è il suo percorso e quindi per dare valore alla sua presenza qui tra noi. Padre Enzo Fortunato è un frate minore conventuale, giornalista, saggista, è stato per tanti anni direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e adesso è direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano. E collabora con diverse testate giornalistiche, con programmi televisivi, quindi credo che abbiamo avuto tutti l'occasione di vederlo, di ascoltare, di leggere le sue numerose pubblicazioni. E quindi lo ringraziamo di essere qui con noi al Festival Francescano. E, come tutti gli eventi, anche questo è un evento gratuito, e, abbiamo la possibilità alla fine per chi vuole di fare una donazione che aiuta chiaramente a sostenere il Festival e a continuare a proporlo negli anni successivi. I volontari con la maglietta arancione sono a disposizione per questo tipo di attività. Ecco, volentieri adesso ci mettiamo in ascolto di padre Enzo e lo ringraziamo ancora e con lui contempliamo, dicevo, le ferite di San Francesco. Grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito. Saluto ciascuno di voi con il pace e bene. E so che molti fanno parte della brava gente, quanti ne sono? Alzassero la mano, tanto per avere... Sì. Bene, bene, quindi vi saluto con affetto. Vogliamo vivere questo momento davvero come una meditazione, più che una lezione, più che un ragionamento, perché entreremo, o cercheremo di entrare, nelle pagine più dolorose della vita di Francesco, perché non dimentichiamoci che quando parliamo di ferite, parliamo di dolore. E vedremo, cercheremo di capire come questo dolore è stato trasformato, come queste ferite sono diventate occasione di resurrezione. Vorrei partire da una consapevolezza nel dirci Francesco. Noi pronunciamo un nome, ma non ci siamo mai chiesti forse che significato assume questo nome e che risonanza dona allo stesso Francesco. Vedete, l'opposto di Francesco, direi, è Narciso. Francesco è un termine, una parola, è un nome che viene dal latino, Franciscus, franco. E vedete, proprio per questa franchezza che Francesco riceve e vive le sue ferite. I vocabolari dicono che appartiene questo nome al popolo dei Franchi, ma anche franco nel senso di sincero. Potremmo dire che Francesco non si specchia in se stesso, ma si specchia nel cielo di Dio, nella sincerità del cuore di Dio. Francesco vive di questo specchio del cielo, a differenza di un altro nome, molto comune al suo tempo e molto caro anche alla nostra modernità, Narciso. Nessuno sa che Narciso viene da narché e significa narcotizzato, narcotizzato, stordito dalla propria immagine, dal proprio io.
dal profumo delle mode. Ecco, Francesco non fa questo. Ecco perché ci troviamo di fronte ad una differenza molto forte che ci fa capire anche la causa di alcune ferite. È questa franchezza che porterà Francesco a vivere alcuni strappi che noi chiamiamo ferite. Ed è la seconda consapevolezza. Ci dobbiamo chiedere che cosa significa ferita. Anche qui i diversi dizionari ci vengono incontro. C'è una ferita che è lacerazione della pelle, c'è una ferita che è lacerazione degli affetti, c'è una ferita che è lacerazione spirituale del rapporto con Dio, che è peccato. La ferita però è interessante questa terminologia, perché la radice di ferite è anche fierezza, feros. Noi se prendiamo le ferite di Francesco, quella delle stimmate e quelle che andremo a toccare, ci accorgiamo come queste ferite diventano la fierezza di Dio nella sua vita. Andiamo a quello che è allora la prima grande ferita, che io titolo e chiamo la ferita del padre, forse la più dolorosa a livello psicologico. La prima ferita per Francesco è stata quella inferta da suo padre, Pietro di Bernardone, un uomo di affari, pragmatico, avvezzo alle sicurezze materiali, che si trovò a fare i conti con un figlio così diverso da ciò che aveva immaginato. Francesco venne denunciato dal padre e condotto a processo dal padre stesso, un atto che lacera il legame più intimo tra genitore e figlio. Ma Francesco affronta questa lacerazione portandola fino alle estreme conseguenze. È una scena semplice, drammatica, quanto archetipa. Una scena in cui ogni volta si ricapitola la storia dell'umanità. Un padre e un figlio, dove il figlio avverte di essere più di un figlio e il padre sente di non poter essere più semplicemente un padre. Ha scritto il filosofo Kierkegaard, celebre filosofo danese, che la grandezza non consiste nell'essere questo o quello, ma nell'essere se stesso. E questo ciascuno lo sa e lo può se lo vuole, conclude Kierkegaard. È interessante questo aspetto perché ci fa capire come Francesco ha la forza di vivere questa lacerazione, questa prima ferita. Non consiste nell'essere questo o quello. Noi facciamo così. Le nostre lotte sono che vogliamo essere questo o quello. Vogliamo possedere questo o quello. Ma quella determinante è quella di essere se stessi. Guardate, se ogni uomo, se ciascuno di noi, se io stesso puntassi ad essere quello che sento nel più profondo, il sogno più bello che mi porto dentro, io sarei una rivoluzione. A volte ci manca questo coraggio. E allora immergerci in questa ferita di Francesco può donare davvero a noi, a ciascuno di noi, tanta forza. Francesco volle essere se stesso, volle realizzare il desiderio che Dio aveva posto nel suo cuore.
Pietro di Bernardone lo voleva come lui, un mercante di successo, in una professione che incarnava lo spirito del tempo e a cui aveva gradualmente formato il figlio. Il padre l'aveva formato già cambiandogli il nome, perché Francesco si doveva chiamare Giovanni, la madre gli aveva dato questo nome. Insomma, c'è tutto un processo del sogno del padre sul figlio. Ma l'inquietudine di Francesco, l'inquietudine da giovane, che non trovava pace, finalmente approda nella pace di Dio. Essere davvero se stesso, abbracciare quel sogno. Voleva però dire rinnegare le proiezioni del padre su di lui. Non si tratta semplicemente di un conflitto psicologico generazionale. Il tragico di questo conflitto sta tra una scelta assoluta e una scelta determinata. Una scelta assoluta. Francesco fa questa scelta assoluta nella sua vita, a differenza di una scelta determinata dal padre o dalle cose del padre. Il figlio non sceglie di diventare qualcun altro, un cavaliere ad esempio, non sceglie un ruolo piuttosto che un altro, una possibilità rispetto ad un'altra. Scegliere per Francesco significa annullare se stesso. Questo è incomprensibile, se volete, è l'incomprensibile. Il suo salto nella fede non tollera compromessi. Come Abramo, egli, potremmo dire, credette a quella parola che aveva aperto. Vi ricordate la scena? Questo voglio, questo bramo, questo desidero con tutto il cuore. Gli storici ci dicono che queste sono quelle ipsissima verba, quelle stesse parole che Francesco ha pronunciato. Sono queste la sua forza. Questo è il paradiso, è il paradosso, mediante il quale egli attinge il culmine. Questo è ciò che non può spiegare ad altri, non lo puoi spiegare ad altri. Infatti il paradosso sta anche nel fatto che in questo singolo gesto si pone in un rapporto assoluto con l'assoluto, con il bene, il sommo bene, con quello che Francesco dirà in quella magnifica preghiera: tu sei bellezza, tu sei rifugio, tu sei conforto, tu sei tutto. Il padre decide di citare il figlio davanti ai consoli, ma il primo tentativo di rifarsi al tribunale civile fallisce. Francesco si rifugia nelle braccia della Chiesa. Pietro si rivolge al vescovo. Tutta Assisi, raccontano le fonti, assiste al processo nel palazzo vescovile. Nell'affresco che tutti penso abbiamo nella nostra immagine giottesco, quello della rinuncia dei beni, tutti i personaggi si guardano reciprocamente e tradiscono con gli sguardi stupore o turbamento. Uno spazio vuoto al centro divide nettamente uomini e architetture in due gruppi, laici a sinistra, religiosi a destra, per indicare che Francesco con la sua scelta abbandona la casa paterna per entrare in quella di Dio. È come se il cielo fosse caduto giù. Bellissimo questo commento. In quel momento il cielo cade giù, si frappone tra due fazioni. Per fare muro, per proteggere quella creatura ormai debole e denudata, ma forte di Dio. Un'assurdità dal punto di vista della verosomiglianza prospettica, accanto ad una tendenza al realismo che rende i suoi dipinti delle vere e proprie fonti documentarie. Ad esempio,
Non so se l'avete notata quella scena di Giotto, io vi porto in questo momento nella Basilica di Assisi, ai piedi di Francesco ci sono sulla destra dei bambini che tirano dei ciottoli di pietra. Erano le scene dei bambini del Medioevo, ma anche di alcuni anni fa, dove il folle, il pazzo, lo strano del paese, lo scemo del paese viene preso con le pietre, scene anche dai film di Fellini, se volete, stanno in quell'affresco però, del 1200. Il figlio ribelle dunque accetta anche di essere passare per il folle. Scrivono le fonti, non sopportò indugi ed esitazioni, non aspettò, non fece parole, ma immediatamente depose tutti i vestiti e li restituì al padre e si denudò totalmente davanti a tutti, dicendogli: finora ho chiamato te mio padre sulla terra, d'ora in poi posso dire con tutta sicurezza padre nostro che sei nei cieli, perché in lui ho riposto ogni mio tesoro, ho collocato tutta la mia fiducia e la mia speranza. È la scena madre. Questa scena che ha come protagonista il padre diventa la scena madre. Una delle scene che meglio dicono dello scandalo della fede autentica, del distacco, dell'abbandono della famiglia naturale per quella spirituale. Un distacco che costò dolore e sofferenza e soprattutto che costò la prima ferita a Francesco. Chissà quanti pianti avrà fatto Francesco per la rottura di questo legame. Le fonti purtroppo non ci donano questo retroscena. A me piace immaginarlo, che lui piange anche per questa rottura, per questa ferita. E ora però ci dobbiamo dire, anzi no, alla fine. Qui, vedete, in questa prima ferita noi tocchiamo uno degli aspetti moderni, una società senza padri. Le analisi sui giovani ci dicono una cosa ancora peggiore, che non solo sono senza padri, ma hanno il vuoto dentro. E allora qui dobbiamo aprire delle riflessioni e dobbiamo chiederci, alla luce di questa prima ferita, la dobbiamo portare nella nostra modernità, perché Francesco non rimanga un uomo che è bello vederlo, che è bello venerarlo, ma un uomo che interroga profondamente le nostre esistenze e la nostra società. Francesco può aiutare a rimarginare le ferite dei padri e le ferite dei figli? In che modo? Re Carcati, che è tra i protagonisti di questo festival, ci invita a riflettere su come questo passaggio critico possa offrire non solo la libertà al padre e al figlio, la libertà anche dall'oppressione delle aspettative paterne, ma anche una rinnovata comprensione dei legami familiari, basati non sul solo possesso o sul controllo, né sul vuoto e sulla libertà assoluta, ma sulla condivisione degli ideali e sulla comprensione reciproca della condivisione degli ideali che ha il padre e che ha il figlio. E allora sì, che tutto diventa anche un grande insegnamento.
comprendiamo che la prima grande ferita di Francesco è stata catalizzatore per una trasformazione profonda, non solo nella sua vita personale, ma anche per la rinascita della stessa Chiesa. Quella ferita cambierà la società e il mondo. È una vera rinnovazio. È questa ferita che poi permetterà quella che è l'intuizione più profonda della fraternità, e cioè la riscoperta di un padre per tutti. Il carisma francescano trova, se volete, in questa prima ferita di Francesco la sua radice. Senza la paternità di Dio noi non avremmo fraternità, non avremmo anche quel processo di armonia, fino ad arrivare al rapporto con la natura, con gli animali, col mondo. La seconda ferita che viene inferta a Francesco è quella della Chiesa, quella di un Papa. Se il Vescovo con il suo mantello lo protegge, il Papa Innocenzo III lo manda letteralmente tra i porci. Papa Innocenzo III, un uomo che all'inizio stentava a prendere sul serio l'umile frate di Assisi. La sua reazione iniziale fu di allontanarlo, quasi a dimostrare che il cammino di Francesco era un'utopia irreale. Eppure il santo non si lascia scoraggiare, o meglio, il giovane Francesco non si lascia scoraggiare. Il giovane Francesco non si lascia scoraggiare. Apro una confidenza. Stiamo scrivendo un testo con Papa Francesco. E una delle cose che è emersa è che Francesco è sempre giovane, e quella giovinezza gli permette di affrontare tutte le avversità della vita fino alla fine. La sua perseveranza e autenticità conquisteranno poi il cuore del Papa, ma ci troviamo di fronte ad una barriera molto forte. Hermann Hesse, ricostruendo l'incontro tra Francesco d'Assisi e Innocenzo III, avvenuto probabilmente intorno al 1210, afferma che questo Papa era il contrario di Francesco, quasi in tutto. Non era di indole amorevole e mite, non era un pastore tenero, bensì un lottatore, un sovrano, un papa impetuoso, che governava con grande energia la Chiesa di Roma e l'aveva portata ad essere una potenza rispettata da tutti. Il mistico e poeta biografo aggiunge e conclude, parlo di Hermann Hesse, così accadde, quale miracolo del Signore, che allo stesso momento un Papa combattivo salvasse la Chiesa Cattolica dall'impotenza secolare e la portasse al nuovo splendore, mentre per contro quell'umbro, buono e modesto, le infondeva un nuovo spirito d'amore. Ma cosa sarebbe stata una Chiesa senza amore? Francesco diventa per Innocenzo III quell'amore che la Chiesa doveva dimostrare. Un altro cronista, Ruggero Wendover, benedettino di Sant'Albano, ci racconta così l'incontro tra Francesco e Innocenzo III. Una fonte molte volte sottaciuta dalla Chiesa e da noi francescani. Il Papa, dopo aver considerato attentamente da un lato quel frate in abito strano, dal volto disprezzabile, barba lunga, capelli incolti, sopracciglia nere e pendenti, e dall'altro quella petizione che gli presentava, così ardua e impossibile, secondo il giudizio comune, lo disprezzò in cuor suo e gli disse: «Vai, fratello, cercati dei porci a cui saresti da paragonare, più che gli uomini. Allora
rabbortati con loro nel fango, è consacrato loro predicatore e consegna ad essi la regola che hai preparato. Parole fortissime. Lo manda letteralmente a rotolarsi nel fango dei porci. Questa è la grande e seconda ferita che Francesco vive. Francesco era andato anche raccomandato. Chissà quale linguaggio nel cuore di Francesco, quale reazione nel cuore di Francesco e quale abbattimento con il gruppo dei primi frati e dei primi compagni, tra cui fra Bernardo, sicuramente fra Leone, fra Giovanni il Semplice. La storia poi ci dirà che il Papa si dolse di aver disprezzato quell'uomo. La geografia ci dirà che l'avrà sognato di notte, il famoso sogno. Storici un po' più crudi ci dicono che anche Papa Innocenzo III alla fine ha avuto quella coscienza che con artigli l'ha graffiato. Sarà stato il senso di colpa, lo fa richiamare e il nastro vive un'altra scena. Anche qui la provvidenza non manca di suscitare parole giuste. Ed è il cardinale Giovanni di San Paolo che nel secondo incontro trova le parole per convincere il Papa della bontà della richiesta. Ascoltate queste parole perché sono di una profondità straordinaria e mettono K.O. Innocenzo III, il Papa potente. Questo povero in realtà ci chiede soltanto che gli venga approvata una forma di vita evangelica. Se dunque respingiamo la sua richiesta come troppo difficile e strana, stiamo attenti che non ci capiti di fare ingiuria al Vangelo. Se infatti uno dicesse che nell'osservanza della perfezione evangelica e nel voto di praticarla vi è qualcosa di strano o di irrazionale, oppure di impossibile, diventa reo di bestemmia contro Cristo, autore del Vangelo. Eccola la riforma di Francesco. Eccola la seconda ferita, si chiama Vangelo. Voglio vivere il Vangelo e seguire le sue orme. Una riforma che non consiste in una nuova istituzione, ma in una vita ancorata al Vangelo. C'è uno storico che scrive di questo momento: la primavera francescana si inserisce in questo contesto come la risposta provvidenziale a tutte queste ispirazioni sgorgate dal più profondo dell'anima cristiana. La povertà appare come un rimedio, se non addirittura come il rimedio. La storia di Francesco è una delle meglio conosciute. Tutti, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, ne sono stati in ogni tempo toccati. In tutti nasce la sensazione di scoprire il Vangelo nella sua integrale purezza. Una rinnovazione anche qui, annunciare e vivere l'amore di Dio come un invito a risvegliare il presente. Francesco vuole risvegliare, dopo che la sua coscienza si è risvegliata dal torpore di una ricerca di carriera attraverso il cavalierato, di un playboy, come lo chiamò Ratzinger, tutto centrato su se stesso. Dopo quella coscienza ha risvegliato la sua vita, ora questa coscienza evangelica vuole risvegliare il presente. Un'uscita dal secolo,
come accettazione della realtà nella sua unità e una piena affermazione di vita. La buona novella francescana sprigiona una meravigliosa potenza che manifesta la concretezza in tutto ciò che è, rendendo attuale la vita di Cristo. Francesco e i suoi compagni avevano ottenuto quello che cercavano, l'approvazione, per il momento solo orale, della regola di vita. Potevano ora andare per il mondo. E Francesco ci va con questa seconda ferita, con quel rifiuto. È interessante perché poi ci sono delle conclusioni, perché queste ferite come vengono rimarginate? La prima è quella col padre, potremmo dire che viene rimarginata con la consapevolezza della paternità, che diventa anche carisma. E questa seconda ferita come viene rimarginata? Francesco ha delle parole straordinarie verso la Chiesa. Dirà ai suoi frati: non giudicate mai. Dirà ai suoi frati di vedere sempre nel prete l'immagine di Cristo, perché lo generano con le mani. Francesco dirà anche, dal momento che gli abiti del clero erano molto colorati, dice, usa questa espressione: non giudicate coloro che portano abiti colorati, ma ciascuno guardi se stesso. Risuona un po' Papa Francesco in questo. E qui c'è il rimarginare questa ferita. Vi porto adesso in quella che è, a mio avviso, la terza ferita, molto dolorosa, quasi quanto la prima, non tanto quanto la seconda. Francesco, siamo nel 1223, novembre, 29 novembre del 23. Torna con i suoi frati con la regola approvata e quella gioia che è obbedienza. Francesco non vede la regola che lui aveva scritto approvata, vede un'altra regola. Ci sono alcune delle sue intuizioni, però la vede molto codificata, molto giuridica. Potremmo dire molta mente e poco cuore. Francesco è cuore. Francesco è quello che non voleva, pensate, il ministro generale doveva essere lo Spirito Santo, non ci doveva essere uno che è già dell'ordine. Voi immaginate oggi il corpo, faccio un esempio, il corpo della Guardia di Finanza o il corpo dei Carabinieri. Però che deve agire senza avere il suo superiore, no? Il capo di Stato, adesso non so i termini precisi come sono. Ecco, Francesco è questo, è questa rettitudine, perché Francesco dice: se c'è questa rettitudine così profonda nel vivere, non c'è nemmeno bisogno uno che ci controlli. I papi che avevano un po' l'esperienza del portare avanti la Chiesa sanno anche che è necessario invece la bussola, perché lo scapestrato, quello che poi crea confusione, c'è sempre. E Francesco accetta queste forme che non appartenevano al suo linguaggio, forme, se volete, giuridiche, che fanno dire che il passaggio va dall'intuizione, almeno Desbonnet così dice, dall'intuizione all'istituzione. È un po' quello che è avvenuto anche nell'ordine di Madre Teresa di Calcutta. Ma Francesco accoglie questo e lo accoglie con obbedienza e gioisce per questo momento. Gioisce talmente che si inventa nel mese successivo a Greccio
si inventa il Natale, l'invenzione del presepe, che era per lui la festa delle feste, così la chiamava, la gioia della gioia. Iniziano ad arrivare a Francesco però le prime notizie dopo l'approvazione di questa regola, che i frati non lo vogliono più. Voi immaginate cosa accade nel cuore di Francesco. Le sue parole sono: da questo momento io sono morto per voi. In un capitolo molto lacerante, il capitolo è la riunione dei frati, di tutti i frati, fra pianti e lacrime, se volete anche tra fazioni diverse. C'era frate Elia che pensava alla grande e costruisce la basilica di San Francesco, e c'erano altri frati invece che volevano la capanna e basta. Perché Francesco, se vi ricordate, proprio qui a Bologna, quando torna dalla Terra Santa, aveva visto che i frati avevano costruito una casa che aveva un tetto, e lui sale sul tetto e butta giù tutto. La stessa scena si ripeterà poi anche a Santa Maria degli Angeli. L'ordine inizia ad avere questa lacerazione. Una lacerazione che porterà anche a quelle che sono le divisioni, sempre per una consapevolezza maggiore del proprio vivere il carisma francescano. Sapete dove si consumano le lotte? Nel chi voleva essere più povero, perché altri avevano tradito. E questo termine, quello del tradimento, ora ci appartiene, appartiene alla vita di Francesco. Francesco si accorge che i suoi frati stanno tradendo l'intuizione originaria di vivere la povertà soprattutto, o la fraternità. Ed è interessante questa ferita. Francesco viene messo da parte, si fa da parte, l'ordine ha una nuova guida, e Cattani, il nuovo ministro generale, poi sarà frate Elia e poi altri ancora. Francesco dirà queste parole, e in queste parole, se volete, anche la rimarginazione di questa terza ferita, quella più cosciente, se volete. Francesco insiste su un punto per lui decisivo. Il mio incarico di governo dei frati è ora soltanto di natura spirituale, perché devo aver dominio sui vizi e correggerli. Se non riesco con le esortazioni e con l'esempio, non voglio trasformarmi in carnefice per picchiare e frustare, come fanno i governanti di questo mondo. Francesco insiste sulla testimonianza attraverso l'esempio. Un governo solo spirituale e non un esercizio di potere, così commentano gli storici. Ci sono molte scene che ripropongono questo aspetto. Francesco si rifiuta di punire i frati. Qui vorrei commentare, Francesco insisterà moltissimo sul buon esempio, il buon esempio. Oggi lo chiamiamo la categoria della testimonianza. Vorrei commentare questo aspetto con le parole di un cardinale che mi aveva riferito il colloquio con Papa Francesco. Era il presidente della CEI, il cardinale Bassetti, a confidarmi in un colloquio con il Papa, parlando delle difficoltà con alcuni preti o alcuni laici. Il Papa gli dice: voi testimoniate con gioia il Vangelo,
testimoniatolo con coerenza e bellezza. I rami secchi cadranno da soli. E io credo che questo sia verissimo. Un genitore con il figlio, più che sgridarlo, diventa autorevole nell'esempio, nella testimonianza, ma non è molto più forte di un rimprovero. È così anche tra di noi. Vedete, la testimonianza diventa come la coscienza per gli altri. Pone domande profondissime. È evidente che al rifiuto non abbiamo bisogno di te, perché questo gli diranno i frati, la risposta di Francesco è il buon esempio. Vorrei avviarmi alla conclusione. Sono tre ferite che poi diventano una grande occasione di grazia. Permettetemi di concludere con un esempio molto semplice per dirci, per dirmi e dirci la forza delle ferite nella nostra vita. Non so se qualche volta vi è capitato che vi siete fasciati la mano perché avete vissuto un taglio, una ferita appunto. Cosa accade? Che se c'è una mano che deve prendere una bottiglia, senza una mano sana, la prende tranquillamente. A volte vi capita che proprio nella distrazione si rompe un bicchiere, cade la bottiglia, scivola da mano. Se invece la stessa bottiglia o qualsiasi altro oggetto con una mano ferita, cosa accade? Che quello stesso gesto viene fatto con più delicatezza, con più amorevolezza, con più gentilezza. Una mano ferita, quando deve prendere una bottiglia, la prende più delicatamente. Eccola la forza delle ferite di Francesco, che diventano grazia. Ma diventano soprattutto quella grazia che entra dentro nell'uomo. Ama, saluta la gente, dona, perdona, ama ancora e saluta, dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene. Con queste parole di Maria Turoldo, dico il senso delle ferite della vita di Francesco. Grazie, grazie Padre Enzo. Ha introdotto questo incontro dicendo che ci avrebbe fatto fare una meditazione. Direi proprio che è stato così, quindi grazie della profondità di questo incontro. Abbiamo anche 5 minuti, volendo, se qualcuno vuole fare una risonanza, una domanda, se è possibile. Se no ci fermiamo qui e gustiamo quello che ci è stato consegnato. Thank you.